delle altre realtà che hanno organizzato questo momento di BNBVIR. E io cercherò di essere il più rapido possibile, visto il modo in cui si è evoluta la giornata con l'imprevisto che mi ha portato ad aprire il pomeriggio, quindi ho preparato delle note che cercherò di leggere nel modo più emotivo possibile, ma non sono certo che sarà la stessa cosa di un discorso a braccio, ma ci farà risparmiare un po' di tempo. Sono molti anni che soprattutto in Europa emergono dei discorsi, dei progetti e delle retoriche che rinviano a nuove forme di welfare, non solo della conoscenza, adeguate a un nuovo modello sociale caratterizzato dal ruolo propulsore che la conoscenza potrebbe o dovrebbe ricoprire. Non è questa la sede per ricostruire nella sua completezza questo complesso insieme di interventi che tuttavia, a mio avviso, non hanno assunto la forma di un dibattito ordinato. Occorre però segnalare almeno alcuni punti che potrebbero aiutarci a creare un vero dibattito e propongo quindi oggi all'attenzione 9 punti. Il primo, che si riferisce ad una specifica dimensione della conoscenza, che è l'istruzione. La grande attenzione posta sulla conoscenza dalle istituzioni europee, almeno a partire dalla cosiddetta strategia di Lisbona, è stata funzionale a una riorganizzazione della pubblica istruzione in molti paesi europei. Su questo piano si possono registrare esperienze che nel migliore dei casi appaiono ambigue. Per esempio, nei progetti formativi, soprattutto nella scuola primaria e secondaria, appaiono senza dubbio dei contenuti più moderni e originali, talvolta in grado di introdurre importanti elementi di educazione civica, altre volte capaci di accogliere le esperienze di chi è diverso e speciale sotto vari aspetti. Tuttavia, ciò comporta una forte medicalizzazione dei contesti educativi. Pensate al ruolo anche che c'è, che prima non c'era, delle figure di psicologi a cui la scuola si appoggia. Una tendenza non sempre positiva all'incremento delle ore che soprattutto i più piccoli passano a scuola o in attività scolarizzate e un chiaro sovradimensionamento del lavoro degli operatori della scuola. Infine, l'imponente introduzione di un clima competitivo tra diversi istituti scolastici incentivato da modalità complesse di contendersi risorse finanziarie in un contesto tuttavia di finanziamenti decrescenti. Se si guarda ai cicli scolastici superiori al mondo dell'università, queste contraddizioni assumono forma diversa ma crescono in modo esponenziale. Su questo tema non faccio ulteriori considerazioni, ma mi limito a invitarvi a vedere il confronto delle risorse, soprattutto in Italia, destinate alla ricerca. Oltre a ricordare una serie di contraddizioni che furono al centro degli anni dell'onda, dei mesi dell'onda, circa la meccanicizzazione dei saperi, la industrializzazione dei saperi universitari e l'assenza di tempi di discussione politica che caratterizzano prima l'università e le esperienze degli studenti. Due, secondo punto, su una cattiva retorica della società della conoscenza è stato ripensato anche il ruolo di alcune istituzioni fondamentali per le pratiche conflittuali possibili all'interno di un sistema economico e sociale, fra questi il sindacato. Si è di fatto imposto un modello istituzionale in cui il sindacato accompagna iscritti e non iscritti, lavoratori occupati e non occupati, con delle politiche formative che dovrebbero facilitare l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro. Il ragionamento a sostegno di questo modello è il seguente: se la domanda di lavoro cambia, la formazione sembrerebbe lo strumento migliore per garantire individualmente i lavoratori occupati e i lavoratori non ancora occupati. E allora bisognerebbe far sì che la domanda di lavoro non dipenda solo dai salari, ma dalla contrattazione, dall'utilizzo della forza lavoro a livello di formazione del lavoratore. Se la domanda di lavoro è determinata dal mercato, il sindacato dovrebbe rafforzare e promuovere il sapere dei soggetti più deboli nel mercato
difendendoli così dallo strapotere delle imprese. Quindi anche questo è una evoluzione accompagnata da una retorica della società della conoscenza, di nuove forme istituzionali adeguate a mettere a valore i saperi anche nella difesa dei lavoratori. Tuttavia le condizioni effettive in cui dopo un decennio si trovano i lavoratori e lo stesso sindacato quando ha cambiato modello non sono emblematiche del fallimento di questa prospettiva, anzi ne svelano probabilmente le reali finalità. Terzo punto, il punto forse più importante, che spesso tende a non essere compreso nei dibattiti relativi alla società della conoscenza, è che la società della conoscenza in cui l'economia di cui l'economia fondata sulla conoscenza rappresenterebbe un elemento importante, non si dà subito qui e ora senza un profondo ripensamento delle logiche produttive relazionali. Ciò in cui viviamo è una società capitalistica della conoscenza. Ciò che possiamo chiamare, che abbiamo chiamato nel modo più incisivo e per me più prezioso lo ha fatto Carlo Vercellone, capitalismo cognitivo. Occorre programmare allora una transizione dal capitalismo cognitivo a una società della conoscenza dove la conoscenza sia veramente un motore propulsivo per pratiche di welfare che siano ispirate ad una logica diversa rispetto a quella proprietaria del profitto, impedendo che la società della conoscenza sia ridotta a cattiva retorica, funzionale non solo a vecchie e nuove forme di sfruttamento, ma anche a un qualcosa di sconcertante di cui parlavo prima sull'uscio con altri compagni, un'evoluzione antropologica e un'evoluzione degli ecosistemi in cui viviamo, che si appoggia e sulla retorica della società della conoscenza e sulla introduzione nelle pratiche comuni di quelle tecnologie a supporto della conoscenza che però non sono tecnologie che non incidono sul nostro modo di comportarsi, di fare relazioni umane, sociali e anche politiche. Punto quarto, nell'ultimo decennio lo stesso concetto di conoscenza è stato oggetto di un'evoluzione sostanziale, alla luce proprio di queste nuove infrastrutture, che sono infrastrutture particolari. Il mondo del digitale è un mondo in cui la dimensione materiale, la dimensione immateriale e la dimensione anche umana tende a sovrapporsi. La stessa invenzione, promozione, diffusione di queste nuove infrastrutture è stata caratterizzata da contraddizioni, ambiguità e anche conflittualità latenti che, per essere comprese a fondo, almeno per me, significano una aprirsi a una contaminazione forte dei saperi politici ai quali sono abituato e ai quali sono abituati i luoghi che ho frequentato nella mia crescita. Appare paradigmatico un caso, adesso sembro andare fuori tema, questo è il punto quinto, però questo caso, che è quello dei commons digitali, è a mio avviso rilevante per riflettere sul welfare della conoscenza, perché la mia ipotesi è che i commons digitali rappresentino una sorta di cellula, no? Almeno degli immaginari legati a un ipotetico welfare della conoscenza. Alla definizione di questo concetto complesso stanno contribuendo diverse esperienze, sia dal punto di vista, diciamo, scientifico, che dal punto di vista degli attivisti, che dal punto di vista delle stesse riflessioni nel mondo dell'impresa. Tutte questo tentativo di definizione, che è chiaramente un tentativo di definizione che presuppone poi anche delle conseguenze sul piano giuridico, un tentativo performativo, no? Mentre definiamo una cosa, la cosa avviene, la creiamo. Sono caratterizzati da contesti culturali molto diversi. Eppure anche in questo caso notiamo che l'apparente processo dal basso verso l'alto, che va a definire l'esperienza nuova dei common digitali, nasconde una dinamica dall'alto verso il basso, una dinamica top down. Infatti, soprattutto in Europa, le istituzioni europee, in particolar modo la Commissione, sta svolgendo un ruolo fondamentale nella declinazione di questo concetto, in un modo che a me pare legato al concetto di governamentalità foucaultiana, perché
la modalità di governo di questi aspetti del, nuovi, fondamentali per comprendere in che modo ridefinire un welfare della conoscenza, incoraggia forme di sperimentazione che restano però, almeno pare a me, confinate in tempi e spazi su cui diviene facile porre in un momento successivo dei limiti. Pensiamo alle sperimentazioni che sono avvenute nell'ambito di alcuni progetti europei e pensiamo a come queste cose si sono a un certo punto incrociate con le politiche di austerity o con le politiche anche di definizione di esperienze che sono illegittime o illegali, no? Ci troviamo dinanzi a un paradosso che tende a ripetersi: il modello di crescita economica europeo è in crisi, il modello di welfare europeo è in crisi e la Commissione europea cerca di stimolare l'immaginazione di ricercatori, attivisti, politici locali e imprenditori perché emergano delle best practices nei campi dell'innovazione sociale, della solidarietà volontaristica, dell'istruzione, dell'assistenza, persino dei circuiti finanziari e persino dei processi produttivi che sfruttano le tecnologie 4.0, come dimostrano appunto tanti progetti europei in cui molti di noi sono stati coinvolti proprio perché sappiamo immaginare. Digital Common rappresenta una delle principali unità costitutive per ripensare il ruolo delle istituzioni su cui un nuovo welfare della conoscenza può essere costruito. Ciò che è in gioco è infatti la possibilità di trattare le informazioni in una prospettiva diversa da quella della proprietà privata. Mi sto riferendo soprattutto alle informazioni che vengono ad essere generate nelle interazioni fra persone che esprimono o soddisfano dei bisogni nella loro esistenza quotidiana. Viviamo ormai in una quotidianità fatta di flussi di informazioni digitali che provengono dai nostri atti più comuni. Queste informazioni diventano oggetti di proprietà di corporation in via diretta o in via indiretta. Per esempio, quando una pubblica amministrazione delega a una corporation la gestione dei sistemi informativi utilizzati nelle sue funzioni più proprie, come i servizi sanitari, la pubblica istruzione, la polizia locale, eccetera. Porsi il problema di introdurre nuove forme di regolazione per queste informazioni è un'esigenza quindi anche dei poteri politici come le pubbliche amministrazioni, soprattutto quando le corporation che gestiscono questa grande mole di dati non hanno sede in Europa. C'è di più: sulla gestione delle informazioni si basano le politiche più o meno partecipate che vanno ripensate anche in una prospettiva non bottom up, quindi anche dal punto di vista del politico in senso classico, soprattutto nei confini metropolitani. Di chi sono queste informazioni? È su questo crinale che sta l'oggetto di una riflessione sul welfare della conoscenza e delle reti, che presuppone il riconoscimento di nuovi diritti connessi alla gestione delle informazioni che appaiono comunque come beni digitali, ma non immediatamente come comune. Siamo dinanzi a un nuovo ecosistema tecnologico dal quale può dipendere la transizione dal capitalismo cognitivo verso la società della conoscenza, come può dipendere anche un'evoluzione ancora più terribile da comprendere delle pratiche di sfruttamento interne al capitalismo cognitivo. La domanda alla quale non ho una risposta è: sotto quali condizioni questa situazione può trasformarsi in un'evoluzione verso una società della conoscenza? Punto sesto: come definire allora un digital common? Emergono principalmente due ambiti di ricerca. Ringrazio per queste riflessioni in particolar modo Elena Mussolino che è qui con noi. Nel primo ambito, in cui io includo sia gli approcci ostromiani sia le esperienze riconducibili alla Commissione Eurodietà, sia anche le nostre riflessioni che si rifanno in modo diverso alle pratiche neoperaiste sul comune al singolare, la riflessione sulle caratteristiche istituzionali che fanno di un bene o di un processo produttivo qualcosa di comune incontra gli effetti del progresso tecnologico. Ne consegue che la riflessione sugli aspetti digital rappresenta una nuova frontiera di ricerca nell'ambito del problema del comune al singolare o dei commons. Nel secondo ambito di riflessione, che è quello invece che attiene appunto a quel mondo all'interno del quale io credo abbiamo bisogno di contaminarci, che è il mondo dei movimenti legati al free software,
La riflessione sulle caratteristiche istituzionali che rendono possibile un particolare processo cooperativo, che si riferisce innanzitutto alle pratiche del software libero, emerge solamente in seconda battuta. La riflessione sugli aspetti attinenti al common rappresenta in questa prospettiva una novità nell'ambito di un insieme di pratiche mirate alla difesa del free software. E almeno originariamente queste esperienze pongono al centro dei propri valori la difesa di libertà individuali e la negazione dei principi proprietari, senza tuttavia preoccuparsi di costruire degli strumenti normativi ispirati ad una logica collettiva. Ho fatto anche una serie di considerazioni più specifiche tenendo anche conto, per esempio, delle cose che ha detto in questi anni Giorgio Griziotti e che non leggo in questa sede per risparmiare tempo, e che riguardano la traduzione di alcuni di questi diritti in modalità formali legate al copyleft. Tuttavia passo direttamente agli ultimi due punti di questa mia comunicazione. Il penultimo: è evidente che una riflessione finalizzata a riconoscere l'esigenza di diffondere la modalità di condivisione dei software e della ricerca e sviluppo degli stessi ponga il problema di forme istituzionali alternative alle logiche proprietarie. Sotto certi aspetti si tratta di tematiche nuove, se riferite alla specifica community del movimento Free Software, che è abituata a confrontarsi su un piano politico basato sul riconoscimento delle libertà individuali. L'apertura dei codici e la diffusione della conoscenza tecnologica to core tuttavia contribuiscono in modo importante a quella cultura libera che può essere necessario sviluppare se si vuole veramente realizzare un welfare della conoscenza. Le comunità digitali si mescolano fra loro, coinvolgendo una pluralità di attori con crescenti ed eterogenee istanze e differenti obiettivi di cooperazione sociale. Alla luce di questo, punto ultimo, possiamo imparare qualcosa da questa esperienza applicandola non al free software, ma altre forme di dati digitali necessari a ripensare le istituzioni del welfare, della conoscenza, se preferite le istituzioni del comune? Possiamo cioè imparare innanzitutto a riappropriarci collettivamente delle informazioni che produciamo, degli strumenti che le gestiscono e delle scelte politiche, quantomeno su base metropolitana, su cui quelle informazioni si basano? E ultima domanda: in che modo è possibile far sì che le best practices sul terreno delle innovazioni sociali non restino mere sperimentazioni dipendenti dalla governamentalità europea? Vi ringrazio. Grazie.